Ciao a tutti, io sono Alex e benvenuti sul mio canale iBrain e benvenuti al mio tutorial di After Effects 2020 in italiano. Oggi vi porto un tutorial, non so se è lungo o veloce, per l'inserimento di effetti ottici all'interno di un'immagine, quella che vedete a schermo. Io questa la userò per un mio video di YouTube e devo inserire degli effetti luminosi all'interno di questa immagine. E vi voglio far vedere come lavoro e come le inserisco. Allora, per prima cosa, questo è un progetto che proviene da Premiere Pro con il Dynamic Link. Quindi io sto lavorando praticamente un progetto che è presente nel Premiere Pro. Io quando avrò finito questo progettino lo chiudo e automaticamente avrò tutte le modifiche nel progetto di Premiere Pro. Però ho delle lezioni dedicate sul Dynamic Link per capire com'è il suo funzionamento. Ok, io per inizialmente vorrei creare un effetto luminoso su questo bordo di questo pianeta e vado a importare il CC Light Sweep. No, non è questo, scusate. Il CC Light Rays, che è questo punto luminoso, come vedete. Questo punto luminoso riprende il colore che trova sotto. Allora, cosa faccio? Io, questa clip dura circa 30 secondi. Adesso io mi sono perso il punticino, dove è andato a finire? Eccolo qua. Allora, io lo porto in questo punto dove mi interessa che inizia l'animazione. Poi gli do questo, questo e questo e questo, che sono gli orologi per attivare tutti i keyframe. Io, se seleziono questo e faccio U, mi apre dove ho tutti i keyframe selezionati. Poi cosa faccio? Inizio a muovermi sulla linea del tempo per dargli scusatemi se ogni tanto mi blocco, per dargli l'animazione a quello che mi interessa. Ok, andiamo sul centro. Io adesso sono a questo punto, vado avanti di qua un secondo. E questo punto lo faccio spostare in questo punto, poi vado avanti di un altro secondo. Ok, e lo porto in questo punto. Poi vado avanti di un altro secondo e lo porto in questo punto. Uguale ancora, un altro secondo. Purtroppo è un lavoro lento. Si vogliono creare delle animazioni un po' divertenti. Poi vado avanti un altro secondo, quindi scusatemi se è bloccato, non so cosa sta facendo, sta salvando, speriamo che non mi è crashato il programma. Ok, andiamo a 5 secondi. Ok, ci spostiamo ancora un pelino sul nostro bordo di questo pianeta, poi arriviamo a 6 secondi. E questo si sposta qui. Ok, adesso andiamo a vedere che tipo di animazione si è creata. Come vedete, un effetto luce sul bordo del pianeta. Ok, e proviamo a farlo ripartire, vediamo com'è. Ok, io direi di aumentargli anche l'intensità. Ora gli vado ad aumentare il radius, il warp e l'intensità. Vediamo un attimino com'è adesso. Ok, va benissimo. Adesso, per portare tutto questo effetto continuamente fino alla fine della clip, non c'è bisogno di stare lì ogni secondo a ripetere l'operazione. Ma basta prendere questi keyframe, fare Command C, copiarli, si va al secondo 6, più o meno, faccio, non 6, abbiamo l'ultimo keyframe, quindi vado al 7, faccio Command V, però questo deve essere qui. Un attimo, questo lo mettiamo qui all'esterno.
questo lo spostiamo un po'. Ok. Come vedete continua a ruotare. Io adesso cosa faccio? Arrivo qui, li prendo tutti questi keyframe, faccio Command C come al solito, vado al secondo 14, Command V, qua devo sistemare questo che deve stare qui, questo lo posizioniamo qui. Ok. Poi selezioniamo questi keyframe, Command C, Command V. Ok. Io adesso se lo mando in play, praticamente ho questo effetto luce che continua a girare intorno al mio pianeta. Poi vorrei aggiungergli qualcos'altro, vediamo che cosa gli possiamo aggiungere. Light Burst 2.5, che è un altro effetto che a me piace, che dà questo effetto quasi di bruciatura se aumento l'intensità e se aumento anche il radius. Comunque torniamo a 0, se andiamo a 0 qua torna normale. Allora siamo all'inizio, io gli do come Ray, gli do 50 e intensità gli diamo un bel 100. Ok, poi mi sposto intorno al 10 secondi e qua deve andare a 0 e anche qua a 0. Ok, vediamo un attimino come l'effetto. Sbagliato, non ho, ecco un errore che ho commesso, praticamente non ho attivato gli orologi del ray light e dell'intensità, quindi dobbiamo ripetere, gli facciamo un bel 100, poi gli diamo un 50. Ok, poi andiamo a circa in quel punto qua, gli diamo un bello 0 e un bello 0. Ok, adesso dovrebbe aver preso i keyframe, vediamo un attimino. Abbassiamo di un quarto, sono. Ok, come vedete abbiamo il nostro effetto. Bene, io direi che questo mini tutorial di After Effects lo termino. Vi ho fatto vedere come inserire degli effetti grafici carini all'interno di un'immagine, potete inserirne tantissimi quanti ne volete, e direi che ci vedremo nei miei prossimi video tutorial su After Effects. Ciao a tutti.